Allora, siamo sempre qui al deposito della stazione Tiburtina per il motivo che abbiamo detto prima e volevamo affrontare un tema attuale che coinvolge tutti come tutti i temi che noi affrontiamo da tempo e che mandiamo sul sito di YouTube per far vedere che il cittadino può reagire e agire. Ma questo è proprio tipico di questo sistema. Il sistema ti crea tutta una serie di situazioni ostacoli, fittizie. Ostacoli. No, gli ostacoli dopo. Dal punto di vista normativo, le norme sono perfette, vanno benissimo. Quando tu ti riferisci alle norme, dici ah, sono però norme eccezionali. Le modifica, le mettono, le mistificano. Sì. Non le mettono in pratica fidandosi del fatto che in Italia il cittadino la cultura è completamente asservito. No, ma la cultura del cittadino a livello di civismo è zero, è pari a zero. Infatti, perché è stato la coscienza civile. Hanno tolto pure le ore di educazione civica che si faceva nelle scuole. E non a caso, hanno tolto tutte quelle cose che devono e possono servire per creare il vero cittadino. Certo. Dallo studio del latino che prevede la logica, lo studio dell'analisi logica, la logicità degli interventi e del ragionamento, lo studio della geografia che ti permette di capire dove cazzo vivi e in che modo vivi, e lo studio della storia che è falsificata sistematicamente con una serie di idiozie, il tutto però condito da una sana religiosità che è quella che maggiormente ha influito sulla creazione del buonismo e quindi di sostanza del carattere degli italiani, del carattere da cialtronesco. Esattamente. No? Allora al prete gli va benissimo assolutamente sì, perché nella loro acrimonia verso il sistema spendono molto bene la loro essenza personale depravata e sanno benissimo che pochissimi di quelli a cui loro fanno abusi, su cui compiono abusi, avranno il coraggio di denunciarli e di mettersi contro il sistema. Dopo secoli in cui tutti quelli che si permettevano di contestare quello che loro facevano, li pigliavano pari, li bruciavano via. Eretico, strega! È subentrata una bella abitudine, capito? Alla quale noi cerchiamo in qualche modo di ribellarci in nome del civismo, del civis, in nome del civismo che racchiude il senso di tre parole che abbiamo detto anche ieri, e cioè la conoscenza in senso lato, la tutela della verità e la tutela della logicità. Certamente. Perché senza questi tre elementi compatibili e coinvolti uno nell'altro e integrati uno nell'altro, non c'è razionalità né nel comportamento politico né nel comportamento sociale. Quando qualcuno mi parla, come ieri, di bene comune, a me fa ridere, perché il bene comune, come abbiamo detto tante volte, è un derivato collaterale di questi tre elementi che abbiamo detto prima, cioè è derivato buonismo. Però associazione il problema attuale è che la gente è abituata a lavorare per quanti e non per spazi quantici, per salti quantici, non per deduzione da procedimento logico senza soluzione di continuità. Certamente. Cioè, qui siamo abituati sia dalla scuola, ma soprattutto dalla politica, che fa in modo di creare il problema e poi di risolverlo e di far finta che loro abbiano fatto qualcosa di costruttivo, mentre in realtà hanno prima distrutto per poi rimettere nella posizione in cui era esattamente con qualcosa di mancante rispetto a quello che era precedente. Allora, dove il concetto di bene pubblico non è un concetto che discende direttamente dal concetto di civis, cioè di civis romanus, ma dal concetto di beneficenza. I romani dicevano cives miles, esattamente. E cioè il cittadino armato sul territorio, perché solo il cittadino armato di cognizione, di armi, di strumenti, di apparati e di controllo di questi apparati è un cittadino degno di questo nome. Esattamente.
cioè, per dirla brevemente, libro e moschetto. Ma in ogni caso, esattamente. Volevo dire, il concetto di bene comune è quello che viene acquisito appunto quando c'è la pratica di queste pie donne che per conto della parrocchietta vanno a portare il regalo alle vecchiette, che poi magari stanno benissimo, ma cioè, siccome gli devono far vedere che gli portano il regalino, gli portano il regalino persino a casa. Detto questo, ritorniamo a quella faccenda. Buongiorno. Del governo Montiletta. In conclusione, per dire cosa significa, una sorta di avvoltoi che si sono scaraventati, avventati su questo paese, su questo popolo che non si sa difendere, per derubarlo di tutte le sue ricchezze, sia che sono dei cittadini privati e sia delle istituzioni pubbliche. Esattamente, allora, quindi, soprattutto dei cittadini privati che ti portano via la casa. La gente pensa che, siccome dice c'ho solo la casa, no, loro hanno fatto di tutto per portarti via la casa, per poterti trovare la giustificazione e portarti via la casa. Pseudo giuridica e di diritto. Esattamente. Di diritto stravolto, ovviamente, perché non esiste un diritto che possa permettere cose del genere. E che però dà una parvenza di legalità all'espropriazione messa in atto ormai dall'inizio del 2008 in sistematica industrializzazione del sistema. Esattamente, perché non può esistere un diritto, cioè negativo. Un diritto latino, romano, nel negativo. Termine pieno. Il diritto è sempre solo positivo. Se non è accompagnato dal diritto del possesso della propria abitazione. Assolutamente. Del possesso del minimo dell'abitazione. Del minimo di cui tu possa vivere, perché la casa è la cosa più importante. Che ti fa partecipe della nazione, del suolo della nazione, esatto. Non dello ius suoli del cazzo, di questa gente di questa gentaglia esatto. Qua. Che viene dal deserto. Tu devi avere una discendenza. Cosa significa la cultura del deserto? Significa che è tutta gente che nomade. La sua cultura, e mi specifico bene di che cosa parlo, la gente lo può capire bene, che è tutta gente che non considera la proprietà delle persone stanziali, perché la sua cultura, la sua religione, il suo libro sacro, è la predazione. Che impongono e vogliono imporre a noi, è una cultura del deserto, del beduino, il quale non conosce niente, non sa niente, ogni tanto vede un albero e quello che gli interessa è depredare quello che trova. E andatevi a leggere la Bibbia e vedete se non è così. Allora, a proposito di depredare, adesso vi faccio riflettere abbondantemente. Ho fatto una ricerca, anche abbastanza semplice, bisogna dire, rispetto ad altre, che ogni tanto mi viene un tarlo, no? che mi rode e dice, poi mi rimane lì in sospensione magari per un anno, due, tre, e poi alla fine esce fuori. Ecco, in questo caso è durato un po' meno magari. E mi sono andato a domandare, visto che il signor Monti oramai è acclaratamente un semidemente per sua stessa ammissione, perché certo. Ha detto che lui non lo sapeva che faceva il male in Italia, non sì. Se ne rendeva conto. Accidenti. No, conosceva nemmeno che cos'era la massoneria. Oggi un ragazzino di 15 anni sa cos'è la massoneria, lui non lo sapeva. Va bene. Ma io l'avevo detto che si distinguono. Poverino, va i nostri politici. Va bene, diamogli credito. I nostri politici si distinguono in due categorie: cretino senza ictus e cretino con l'ictus. Allora, oggi ne abbiamo avuto anche un altro, 3 o 4 giorni fa, è entrato nella categoria dei cretini con l'ictus anche un'altra persona, vabbè. Che prima era solo cretino. Quindi ha fatto un passo avanti. Esattamente. Allora, per concludere questo ragionamento, che cos'è che volevo dimostrare? Volevo dimostrare che questa banda di infami, messa lì abusivamente da quel cialtrone che oramai un certo tale, palesemente diciamo un certo tale, figlio bastardo sì. Di Umberto II di Savoia, che casualmente occupa un posto importante in questa Repubblica, che chiamano Repubblica, non sì. Lo so per quale motivo. Ma hanno ricominciato un po' tutti a chiamarla Reame. Però. Vabbè. Sì, e quindi sì, finalmente cominciano a considerarlo Reame. A avere attinenza alle parole sì. Con i fatti, no? che sì. Se n'era persa anche la dimensione. Allora mi sono andato a porre la domanda, ma quanti danni hanno fatto questi signori abusivamente messi al governo in questi 2 anni e mezzo? E ho fatto un po' di conti. Dal 11 novembre
del 2011 a oggi, che sono 2 anni e 2 mesi, il signor Monti, il governo del signor Monti e il governo del signor Letta ci hanno fatto spendere circa 400 miliardi di euro. Allora, per dare un'idea della dimensione, perché 1,400 è un numero, no? Uno dice che cazzo significa, uno neanche immagina una quantità del genere. Esatto. Però per dare un senso e una dimensione alla cosa, c'è qualcosa che può essere confrontato. E allora, nel 1947, al Trattato di Versailles, dove noi abbiamo subito la peggiore onda... No, di Versailles no, 47. 47. Mica Versailles. Parigi. Parigi. Mica Versailles. Parigi, ma Versailles, no, vabbè. Perché Parigi e Versailles sono due cose diverse, vabbè. Per Versailles si intende sempre... quella del 15-18. Esattamente, 18, vabbè. No, del 15-18. Certo, però... che ha piegato l'Italia più di quanto non si pensa. Vabbè, però, insomma, in qualche modo allora qualcosa abbiamo ottenuto. Stavolta invece dovevamo pagare, e abbiamo pagato salatissimamente, non entro nel dettaglio, in tutti i territori abbiamo dovuto cedere, perché è stata veramente una falcidia, ma quello che è importante è quello che abbiamo pagato di denaro. Allora, per tutte le guerre fatte dall'Italia dal 1935 al 1943... Considerando le spese generali. Sì, spese generali. Al 43 e 45. Aspetta, i rimborsi spese, sì. I rimborsi dei danni, non le spese della guerra. Sì. I danni di guerra che abbiamo dovuto pagare ai paesi belligeranti contro cui abbiamo fatto guerra. Esattamente. E cioè... contro l'Albania, l'Etiopia, la Russia, la Francia, eccetera. Insomma, il tutto assomma a 468 miliardi di euro. Cioè, fatti i paralleli fra dollari 1938, euro 2012-2013, questa è l'entità. E la dimensione del debito, cioè abbiamo speso, cioè noi in due anni abbiamo pagato l'equivalente del rimborso dei danni di guerra, di una guerra mondiale persa, che abbiamo restituito in 30 anni in quel caso. Oltretutto. Cioè una emorragia di denaro. Che è chiaro che oramai siamo con le pezze al culo in tutti i settori, perché se non c'è denaro, come funziona l'economia? Esattamente. Quindi la grande rapina è stata messa in atto da questi delinquenti qua, è bene che lo sappiano i cittadini. Esattamente. Ciao.